Adesso noi vediamo come abbiamo costruito la mappa concettuale. Siamo partiti dal concetto centrale, che è quello dell'energia nucleare, e dopo ci siamo chiesti innanzitutto quali sono le due forme principali, no, dell'energia. Abbiamo ricordato che le due forme principali sono l'energia di fissione e l'energia che deriva dalla fusione nucleare. Abbiamo lasciato i link di connessione con dei punti di domanda e successivamente cercheremo di compilare. Infatti adesso vediamo che inseriamo il verbo si ottiene da energia nucleare, quindi si ottiene dalla fissione e si può ottenere dalla fusione nucleare. La fissione nucleare, abbiamo inserito i concetti dell'uranio e dei neutroni perché i neutroni entrano in gioco nel bombardamento del nucleo di uranio. Nella discussione abbiamo inserito anche la legge di Einstein, che è la famosa legge che dice che l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Per quanto riguarda l'uranio, è stata indicata quella caratteristica che è la radioattività, e all'urano abbiamo anche collegato il concetto di nucleo perché i neutroni bombardano il nucleo dell'uranio. La fissione nucleare viene utilizzata sia da un punto di vista militare sia da un punto di vista civile. Noi su questo abbiamo visto anche dei filmati per quanto riguarda l'uso militare. Abbiamo ricordato il fatto che la bomba atomica all'uranio è stata sganciata su Hiroshima nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre rispetto all'uso civile c'è un utilizzo della fissione nucleare legata alle centrali nucleari che producono naturalmente energia elettrica, e su questo abbiamo visto un filmato su Chernobyl, che è il famoso incidente che più di 20 anni fa, circa 20, 23 anni fa, è avvenuto in Ucraina. Abbiamo visto i risultati, gli effetti che ha avuto su quel territorio. Su questo abbiamo visto un filmato che vale la pena probabilmente ricordare in un'eventuale esposizione a partire da questa mappa concettuale. La bomba atomica, appunto, è stata sganciata l'unica volta sul serio, diciamo, a Hiroshima e a Nagasaki sul Giappone, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. I neutroni, vedete che stiamo costruendo un link perché la reazione di fissione nucleare, dopo vedremo che indicheremo che è una reazione a catena, avviene attraverso il bombardamento da parte di neutroni del nucleo di uranio che provoca appunto la reazione di fissione nucleare. Adesso, volendo mettere la parola di rapporto fra l'uranio e il nucleo, abbiamo indicato che il nucleo è la parte che entra in gioco dell'atomo di uranio, nel senso che i protoni e i neutroni che formano il nucleo vengono colpiti da questi neutroni esterni che effettuano il bombardamento sul nucleo di uranio, scatenando la famosa reazione a catena. Qui mettiamo delle parole di connessione fra uso militare e bombe atomiche. L'uso militare avviene attraverso le bombe atomiche. La bomba atomica è stata usata a Hiroshima alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Inseriamo altri connettivi che derivano dalla nostra discussione in classe. La fissione viene appunto utilizzata per l'uso militare, la fissione dell'uranio viene utilizzata per l'uso civile, cosa che differenzia notevolmente dalla reazione di fusione. Ecco, abbiamo aggiunto anche che l'energia nucleare dimostra la legge di Einstein, perché l'energia nucleare è l'unica dimostrazione reale del rapporto che c'è fra energia e massa, laddove anche piccole masse, dice la legge di Einstein,
se si trasformano, come nel caso dell'energia nucleare, in energia, producono una grande quantità di energia, una straordinaria quantità di energia termica, che è dimostrata appunto da un lato dalle centrali nucleari e dall'altro lato dalle bombe atomiche. C'è un collegamento qui fra la radioattività e Chernobyl, perché abbiamo visto anche nel filmato gli effetti che la radioattività ha prodotto durante l'incidente, durante e dopo l'incidente avvenuto a Chernobyl nel 1985 in Ucraina. La fusione, passando alla fusione nucleare, ci siamo chiesti cosa si usa per realizzare la fusione nucleare. Abbiamo ricordato che si usa l'idrogeno, ma si usa l'idrogeno nelle sue forme isotopiche, ricordando che un isotopo è un atomo che ha lo stesso numero atomico dell'atomo originario, ma un diverso peso atomico, quindi ha un numero diverso di di neutroni. E in questo caso gli isotopi che entrano in gioco sono due, il deuterio e il tritio, che rispettivamente hanno un neutrone, il deuterio un neutrone in più nel suo nucleo dell'idrogeno, quindi ha il deuterio numero atomico 1 come l'idrogeno e peso atomico 2, mentre il tritio, come dice il nome stesso, ha peso atomico 3, mantenendo il numero atomico 1 dell'idrogeno, perché sono presenti nel suo nucleo due neutroni. Il deuterio e il tritio nella reazione di fusione nucleare si fondono, e per poter partire questa reazione di fusione, dopo vedremo, è necessaria una grande quantità di energia, e producono un atomo di elio. Questa fusione nucleare che produce atomi di elio, noi la possiamo vedere in natura, come vedremo dopo, nel Sole, e riusciamo a utilizzarla solamente da un punto di vista militare, perché non siamo in grado di controllarla e quindi di controllarne la straordinaria quantità di energia termica prodotta, ricordo 10 volte almeno quella prodotta dalla bomba a fissione nucleare, quindi uso militare della fusione nucleare, che naturalmente produce bombe atomiche all'idrogeno, bomba H. E come si diceva, la presenza, ecco la bomba H naturalmente, che collegamento ha con Hiroshima, con quello che è successo a Hiroshima, che è molto più distruttiva della bomba che invece è stata utilizzata nel 1945 sul Giappone. Qui ci siamo ricordati che la reazione di fissione nucleare, abbiamo fatto un'aggiunta, produce quella che viene chiamata una reazione a catena, che se controllata permette l'uso civile, mentre se nelle centrali nucleari, mentre se rimane incontrollata produce la bomba atomica o, come vi ricorderete, l'innesco della bomba all'idrogeno, cioè l'innesco fornisce quella straordinaria quantità di energia che serve alla fusione dell'idrogeno per iniziare. La fusione si presenta in natura, abbiamo ricordato, nel Sole, nelle stelle in generale, quindi è una reazione di tipo naturale, avviene nell'universo indipendentemente da noi, e dà vita al Sole, alle stelle. La fusione, per iniziare, ha bisogno di una grandissima quantità di energia che noi riusciamo a fornire, per quanto ne sappiamo adesso, solamente con una reazione di fissione nucleare.